Riformismo, populismo, conservatorismo, rivoluzionarismo, concetti logorati dalla storia, ma non abbastanza da perdere, almeno agli occhi di tutti i politici persi nelle disinvolture da campagna elettorale, il loro facile e spesso anche incomprensibile appeal. Idee e definizioni plasmabili alle necessità più diverse, di cui a turno tutti i soggetti in campo sembrano farsi portatori e brandite come fossero armi. E se la parola riformismo ormai ha un colore sempre più sbiadito, sempre più indecifrabile, su una cosa sembrano tutti concordare in negativo, sull'aggettivo populista che si è andato praticamente a sovrapporre a quello di qualunquista. Di questa kermesse terminologica Beppe Grillo continua ad essere la vittima preferita, soprattutto negli ultimi giorni, proprio da quando, guarda caso, i sondaggi, gli ultimi sondaggi noti, lo hanno rimandato in orbita. E forse proprio perché finora del conservatore non glielo aveva dato proprio nessuno. Ecco darselo da solo. Noi siamo i veri conservatori, ha detto infatti ieri sera a Novara, vogliamo conservare la sanità e la scuola. Quanto fosse nazionalista il programma del Movimento 5 Stelle lo si sapeva, banca di Stato, reddito di cittadinanza, sostegno delle piccole imprese, eccetera, eccetera, così come pieno di dubbi sull'euro. Uscire, rimanere, per deciderlo, l'unica cosa è un referendum. In Piemonte, ieri sera a Novara, stamattina a Cuneo, Grillo ha anche affrontato il tema dell'amministrazione della giustizia per via di questa alta e ampia ondata di arresti e inchieste, tale da far parlare anche di una Tangentopoli 2. La legge, ha detto Grillo, protegge i delinquenti e manda in galera gli innocenti. Questa magistratura ora fa paura. Io stesso ho più processi di Berlusconi. Spiazzando così ancora una volta, tanto quella sinistra di Rivoluzione Civile che ora fa capo all'ex magistrato Ingroia, che a Grillo ripetutamente aveva proposto di allearsi, come si ricorderà, sia quella destra che lo vorrebbe appunto catalogare come populista giustizialista, rispondendo implicitamente cioè a quei garantisti ad oltranza come Cicchitto del PDL, secondo il quale il non casuale risveglio delle procure, partito per tirare la volata in Ingroia, finirà per aiutare proprio Grillo.